il tema della religione, credo di aver dato qualche indicazione, è importante oggi No, assolutamente. perché, come dire, l'uomo abita in quattro dimensioni fondamentali, che sono il passato della Sì, tradizione, appunto. il futuro del progetto, l'eterno del sacro e il presente in cui è situato e come l'elastico, no? Che siamo, ecco, precorriamo il futuro con i progetti, rammemoriamo il passato con la tradizione, ci alziamo verso l'eterno con il sacro. Togliere queste tre dimensioni, lasciare solo il presente del consumo. Il presente del consumo significa disumanizzare l'uomo con la falsa promessa della sua emancipazione dalla tradizione, dal sacro e da una progettualità delle società a venire. In realtà, quello che chiamiamo progresso si sta rivelando quanto di più regressivo vi sia. Ecco, perché questo è il punto fondamentale. Il progresso è di fatto l'avanzata del capitale. E quindi accettare il progresso significa accettare il capitale. Accettare il progresso significa accettare la marcia trionfale del capitale. Quindi, a mio giudizio, uno dei concetti fondamentali che bisogna avere il coraggio di mettere in questione è proprio quello di progresso. Occorre, e qui tocchiamo il tema che avevamo sollevato, andare al di là di destra e sinistra, non per respingerle entrambe, preferirei una sintesi inclusiva, cioè non out, ma et. Bisogna prendere e sintetizzare ciò che di meglio c'è stato a destra e ciò che di meglio c'è stato a sinistra, respingendo ciò che di non buono c'è stato a destra e ciò che di non buono c'è stato a sinistra. Le idee non si dividono del resto in idee di destra o di sinistra, si dividono in idee vere e in idee false. E di idee vere ne abbiamo sia a destra sia a sinistra, proprio come di idee false ne abbiamo sia a destra sia a sinistra. Per cui bisognerebbe, alla maniera hegeliana, fare una sintesi dialettica che superasse al tempo stesso, conservasse destra e sinistra in una nuova sintesi. Perché, ripeto, destra e sinistra oggi non ci permettono di capire il nostro presente. Anzi, dirò di più, come disse magistralmente Costanzo Preve nel suo libro Destra e Sinistra, la natura inservibile di due categorie era il sottotitolo. Disse Costanzo Preve che destra e sinistra non solo oggi non ci permettono di capire lo scenario della globalizzazione capitalistica, ma vengono impiegate ad hoc per impedirci di capire lo scenario della globalizzazione capitalistica. E quindi sono categorie che il potere utilizza per impedirci di capire, dove siamo, come siamo e come possiamo liberarci. Questo è un punto importante, per cui io da tempo sostengo l'esigenza di andare al di là di destra e sinistra, sulle orme di Costanzo Preve e di De Benoît, che sono due autori degni davvero di essere letti e pensati, ecco, sono le vite parallele, avrebbe detto Plutarco, no? Preve arrivava dalla sinistra marxista, De Benoît arrivava dalla destra fascista e hanno superato ciascuno la propria identità precedente, non per fare tabula rasa di sé, ma per andare oltre, per portare a una diversa prospettiva il proprio percorso.